avvincente, esilarante, urticante. Preparatevi per lo sciampone. Buon bene a tutti. Raga, oggi sto parecchio fomentato, soprattutto molto curato. Oggi si gioca allo sciampone. Che cos'è lo sciampone? Non lo so, però si gioca in due. Quindi diamo il benvenuto al concorrente Luigi. Ciao a tutti, ciao. T'ho invitato qua perché volevo giocare con te. Oh, finalmente dimostriamo a tutte le persone quanto puoi essere sconfitto. Non voglio dire che cosa ti farò, però sicuramente voglio vincere. Te lo sai che è lo sciampone? È un gioco che manco io lo so, però sai che ce lo spiega? Una persona molto particolare che oggi impareremo a conoscere durante il gioco. Giulia. Ciao a tutti, ciao Manu, ciao sfidante. Ciao. Volete sapere cos'è lo sciampone? Siamo qua per questo. Affronterete 4 challenge. Il vincitore di ogni challenge vincerà un punto e potrà scegliere che ingrediente mettere nell'insalatiera da shampoo. Tutto chiaro? Yes. Chiarissimo. Chi guadagnerà più punti alla fine vincerà il gioco e avrà il grande onore, piacere, gioia di sciampare l'avversario e fargli lo sciampone. Ma è chiaro che è lo sciampone. Tipo, ho 4 possibilità per umiliarti davanti a tutti. Te rompo il culo. Musica. Allora, già che partiamo con i videogiochi, mi piace, cioè come gioco. Tu mi sei messo a giocare? Allora, i videogiochi li ho scoperti man mano. Però, in quanto a personaggi conosci? Sì, ci provo. Rompo, te spacco. Mamma mia. Pulsante! Questo quando sai la risposta lo premi e poi dici quello che devi dire. E mi prenoto. Claude Final Fantasy VII. BAM! No! Ah, Final Fantasy l'ho visto il film. Final Fantasy il film. Non c'è proprio niente col videogioco. Il gioco è un'altra cosa. È più bello. È più bello. Cioè, bellissimo. Ok. No, si è capito che questo gioco quindi è pilotato perché fanno delle domande che io non so. Ah, ci gioco! Ci gioco a questo. Io lo so. Marco, Metal Slug. Metal Slug! Oh! T'ho detto pure il nome, Marco! Lo sapevo, non mi era qui. Age of Empires. Mi butto. Non l'ho giocato, però è l'Impero del Sole. Taiwan contro tutti. Skyrim. Giulia, dici tu che cos'è? Era Dark Souls. Dark Souls. Come la mia anima dopo questa performance. Io penso che dopo questa ci ammazzeranno parecchio. La prima challenge la vince Manuel. No, cioè non vale. Non è che io gioco la mattina alla sera, poi mi pare anche un po' preparato. Volete sapere quali sono i primi ingredienti da scegliere? Sì. Puoi scegliere tra detersivo per i piatti e shampoo antiforfora per adolescenti. Allora, secondo me l'effetto antiforfora ti fa troppo bene. Il sapone per i piatti, secondo me è meglio. Quindi scelgo il sapone! No, tu sei cattivo. Sì! No. Sono già avanti di un punto, quindi se vuoi ritirarti, puoi andare. No, no, non mi ritiro dalla lotta. Ah. Perché chi si ritira dalla lotta? Ti mangia una bella pagnotta. Sono pronto. Quindi un po' i personaggi famosi li conosci. Ne conosco un po' rispetto a te, però io più italiani. Possono anche capitare personaggi italiani, quindi in quel caso saresti in vantaggio tu. Ma chi può dirlo? Tutto può succedere allo sciampone. Angelina Jolie. Sì! Guarda, complimenti, lo sapevo pure io. Cacchio. Johnny Depp. Sto vincendo in un gioco, okay. Sto vincendo in un gioco! Due! Ne è tanto, eh! Questo sei prenotato troppo presto. Sono indeciso tra due, perché sono dei rapper. Fedez.
Eminem. J-Ax. Era Harry Styles. Perdonami. Cacchio. Hai ragione. Cioè, è una tortura non aver indovinato Harry Styles. Viste. Anche perché c'è One Direction. La seconda challenge, incredibile, la vince Gigi. Sì! Ho vinto una challenge, ho vinto una challenge. Ci sta, ci sta. Una alla volta, uno per uno non fa male a nessuno. Ho vinto una challenge. Adesso c'è un po' quella cacchettina. Perché siamo uno pari, capito? Quindi il gioco si è riaperto. Posso parlare? Allora, Gigi, ti piacciono i delfini? Da morire. Meno male. Perché puoi scegliere tra delfinetti colorati, con borotalco, o con schiuma da barba? La mia scelta è una scelta che immagino di dover fare lo shampoo a mano, lo shampoo a Manuel. Quindi qualcosa che faccia pastosità. Allora andrei di delfini e borotalco. Sì. Questa non sei toglie. Cucina. Vito vince per forza perché quella roba deve andare in testa a te. Oh, bello pastoso. Un po' scrub. Dai. Giulia, sei davvero brava, cioè io spero che tu... La corruzione non funziona con me. Beh, due manche, uno pari, siamo nel vivo del gioco. Vai con la terza manche! Non ero soddisfatta del primo colpo. Spero che ora il concetto sia chiaro. Sì, scusami. Mi comporterò bene dopo. Se mi schiacciano, pensavo che mancava il pulsante. Ci prova? Donna! Vabbè, ma che ci dobbiamo fare con questi? Perché hai fretta? No. No! Devi andare in bagno? No. Ok. Hai la faccia di uno che deve cagare. Per la terza challenge dovrete disegnare il vostro avversario come un supereroe. Ma non solo. Poi mi dovrete raccontare la sua backstory e spiegarmi quali sono i suoi superpoteri, ovviamente. Avete 10 minuti. Come 10 minuti, aspetta? È giusto così. Che le punte siano appuntite. È giusto così. Io che... Ma è beccato questa volta! Oh! Oh, due! Ho detto 10 minuti. Da ora. Ok. Allora, in pratica mi sto concentrando più sulla storia perché non so disegnare, quindi... Cerco di dare anche un po' di colore, c'è cioè un po' di vivitezza a tutto quanto. Due! Ah, maledito! Double kill! Mancano 10 secondi. Ci sono... Dai! Fatto! Fatto! Partiamo da Manu. Vabbè. Fammi vedere. Il mio avversario è Foodie Nipple Boy. Dopo aver finito il liceo, si trova al lavoro come fast food, come uomo del fast food. E un giorno succede che lui ha molto caldo e quindi si slaccia la camicetta, viene sfidato subito dal cavo. Dice, ma io ho caldo. Va bene, visto che hai caldo, vai giù che è fresco e vammi intanto a prendere l'inventario. Il capo, essendo losco, che cosa fa? Praticamente, come lavoro secondario, smista i rifiuti nucleari tossici. Essendo pigro, per non arrampicarsi, cerca di prendere tutto quello che serve dalla dispensa, solo che gli cade addosso tutto quanto e si mescola praticamente con i rifiuti tossici. La tua bocca non è più una bocca, ma è un capezzolo. E in realtà i tre capezzoli sono due bocche da cui tu farai il superpotere dell'urlo dei capezzolandi. Tutte le verdure ti sono cadute sulle braccia, quindi tu sei praticamente, hai le braccia vegetali. Misticanza avvolgente! Perché sei sfigato, giustamente, ti sei impiantato con i piedi alle mattonelle. Okay. Foodie Nipple Boy! Grazie. Bene, grazie Manuel, molto interessante, ti sei impegnato, forse fin troppo. Sentiamo Gigi. Allora, il mio personaggio si chiama, inizialmente, Manuelitos Joaquín Corrida. Nasce nell'Argentina del 1715. Perché? È il tanghero che lancia le nacchere. Ah, però. Da piccolo veniva bullizzato perché non aveva le mani. Però lui amava tanto ballare il tango. Comunque serve un po' di suono con le mani. Ma lui non poteva farlo, quindi faceva solo cose con i piedi. E veniva bullizzato. Poi è uno che ha bisogno di nutrirsi tanto. Solo che lo nutrono altre persone. Ma lui, quando lo nutrivano con dei nachos,
molto piccanti, non riusciva a dire di no. Allora gli ero questi così tanti che si è un po' rotta la voce. What? Quindi parla un po' così. Da grande vuole talmente spaccare con tutti, okay, che si trasforma e diventa Manua King. Manua King, cioè? Manua King. E i suoi poteri sono rotazione knack knack. Bravo. E quando poi ti deve sconfiggere, c'è la mossa Passione Latina. Sai che... un turbine di canzoni reggaeton nella testa che continuano a minacciarti. Manua King! Vi ho ascoltati, avete parlato molto. Ho scelto il mio vincitore. Oh. Ed è... Gigi. Ciao! Sì! Sì! Ho vinto la terza prova! Scusa, giusto tanto perché ha vinto Luigi? Per il disegno avrei fatto vincere Manu. Però un eroe da fast food mi sembrava un po' troppo calorico. Va bene, ok. Adesso Gigi puoi scegliere il terzo ingrediente da mettere nell'insalatiera. Wow! Tra fieno e muschio. In base alla fastosità di quello che si è creato, immaginandolo sulla tua testa, sceglierei il muschio! E vai col muschio! Vai! Ottima scelta. Tutto lì? Una pastosità... Oh, se prima faceva schifo, adesso è disgustoso. C'è anche qualche bollicina. Tu devi pensare sempre che non è finita da qua. Perché ne è finita qua, vedi? C'è un'altra marcia, giusto? Sono quattro gialli. Allora vai con la quarta, dai! Allora, intanto stiamo calmi. Siete pronti per l'ultima challenge? Sì. È molto importante. Manu, parlo soprattutto con te. Sto solo un punto dietro, eh. Adesso che mi avete raccontato i vostri supereroi, chi meglio, chi peggio, dovete inventare la loro sigla. Ma non qua. Andrete nel nostro studio di registrazione. Lo studio di registrazione. Signori, la produzione è soldi, eh. Avete 5 minuti. Andrete uno alla volta e non avrete nessuna base. Dovete inventare da zero la sigla del vostro personaggio. E chi va per primo? Giocatevela. Pare dispari. Aspetta, no, aspetta, io sono buono a sti giochi. Fai pure la prima, te caghi in mano. Ah, c'è paura. Si butta sempre giù. Quindi dispago, vai tu. Finto, mi fa tanto finto, però tanto è un composito che è nato. Vai, vai. Ok. Difficilissimo! Dopo che ti ammazzo io mi mangio una minestra. Te manna all'ospedale. Sì! Ce l'ho. Fatto. Fatto. No! Big. Oddio! Vado, ce la fai, ci sono. Ok. Io ci sono, eh. Io ho deciso di farla in versione rock. Con i capezzoli ben in vista. Cacchio, è tosta inventa canzoni. Sì, cacchio, io non ho fatto niente. Non mi piace. Diva gente. Ok, ce l'ho. Ah, quindi ce l'hai fatta. Sì, l'ho fatta pure io. Potevo alzarmi però. Bene, adesso voglio sentire le vostre canzoni. Prego Gigi, comincia tu, quando vuoi. Allora, la mia canzone si chiama Manua King de mi vita. Manua King, con le nacchere da una muerte certas. Manua King, dopo che te ammassa me mangio pure una minestra. Manua King da chiquito lo insultavano abbastanza, senza mano con lo braccio se mangiava solo nachos. Sto piccando un po' di salsa, il suo potere si rialza, con le nacchere a profusione te scombina du schiaffon. Passione latina, la mossa finale, se te fa male te manna all'ospedale. Manua King de mi vida, se te incontra la tua perdita. Ho sentito una melodia conosciuta, ma magari mi sbaglio. Prego, Manu. Allora, la mia canzone si chiama Food in Hip Boy.
figato e Alpha Spud lo hanno incastrato con i capezzoli bene vista, yeah, okay. Con la friggitrice lui te donna pista, scorie nucleari e robe vari, concentrato di schifezza e mostro fattezze, fotene per voi, salvaci tu che sei più forte di Gesù, fotene che poi, fotene che poi, fotene che poi, yeah! Scossa. Ti credo. Ho scelto il mio vincitore. Nel mio passato c'è un pezzo di cuore che è rimasto nella musica metal. E quello che più ci si è avvicinato è Manuel. Sì! 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 Questa è parità! 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 Allora Manuel, puoi scegliere l'ultimo ingrediente da aggiungere a questa schifosa poltiglia. Sudore di videomaker. Oppure acqua di acquario tropicale. Poi il sudore di videomaker immagino che sia quello di Gabby, giusto? Certo, è il sudore della nostra videomaker che abbiamo messo a lavorare apposta per poi raccogliere in questo bicchiere. È giallo poi, capito? È giallo. Bisogna dirgli di farsi delle analisi. Perché... Oh, controlla del pH, Gabby. Nella tua testa io ci metterei l'acqua tropicale. Ottima scelta. Sì, sì, sì! Di questa acqua puzzolente. Ma che schifo, ma guarda. E il fondino del mare. Ah, ma che schifo. Visto che nessuno di voi due è stato abbastanza bravo da vincere con le quattro manche pre-scelte. Però aspetta, se la siamo giocata bene comunque. Ma chi è sto pirla? No, no, io sono d'accordo con il giudice nel rispetto delle regole, che è stato giusto dare la vittoria a te. Anche perché il canale è tuo, solo per questo. Non è vero! Quindi dovete affrontare l'ultima sfida per decidere chi sarà il fortunato che si prenderà lo sciampone. Manuel! Vi ricordate la challenge dei dettagli? Sì. Non ve la devo rispiegare. No. Meno male. Adesso vedrete un nuovo dettaglio e dovrete dirci a chi appartiene. Se non sarete in grado di indovinare, vi potrò dare un aiuto, però aggiungerò un altro ingrediente schifoso al vostro shampoo. Mi sembra pure giusto. Ok, sono pronto! Va bene, anch'io sono pronto. È un personaggio. Ma va? È una che ha un cattivo gusto di scarpe comunque, quindi non è un influencer. Direi Monica Bellucci. Chiara Ferragni. What? Oh mio Dio, ho dato una capocciata dietro. Oddio, non ci credo. Allora, posso dire che avevo pensato Chiara Ferragni, però è troppo banale. Giulia, cioè, ma Chiara Ferragni è banale. Oh! Ti capisco. Che schifo. Ma non te compatisco, perché è arrivato il momento dello sciampone. Ed eccoci qui per lo sciampone. Guardate qua. Madonna che puzza. Ah! Cioè, giusto per farti capire. Mamma mia. Senti il rumore, sembra altro, non posso dire cosa sembra. Molto commovente, vai. Ah! Ah! Guarda. Che schifo. Aspetta che è rimasto qualcosa. Ma di freddo. Sì, è un po' uno scabbino. Senti qua che bello. Dai, orecchie da Manu! Bene ragazzi, questo è il primo episodio dello sciampone. Continuate a seguirci perché la prossima volta ci sarà... Sto parlando Gigi, per favore. Perché la prossima volta ci sarà un altro concorrente. Alla prossima puntata dello sciampone. Che schifo. La prossima volta che mi chiedete di partecipare a una cosa del genere, mai più. Vai, corri. No, corri, non so dove andare, sono gli occhi chiusi. Dai. Schifo. Ci sei, ecco. Ah. Oh, tortura finita. Vai con altro shampoo.